Buongiorno raga, ho comprato un soup, eccolo qua. Pesa tantissimo, l'ho usato soltanto una volta da quando ce l'ho e l'ho comprato ormai 2 mesi fa, quindi ho pensato che oggi è arrivato il momento di usufruirne, altrimenti non ha senso questo acquisto. L'ho comprato a maggio, l'ho usato una volta, ci ho fatto anche un vlog, mi sono dimenticata di pubblicarlo. Che dire, è un po' pesantino, però ne vale la pena, è veramente divertente. Non trovo mai tempo per usarlo, fino ad oggi. Oggi le cose cambieranno. Ho fatto l'orario spezzato al lavoro, ho lavorato la mattina dalle 8 alle 12 e adesso devo ritornare al lavoro alle 6.30, 6.30 fino alle 10.30. Quindi niente, abbiamo un paio d'ore per fare esclusivamente questo. Perfetto, ci siamo quasi. Ci sono 30 gradi, ma sembrano 40. È finito. Approvato, un troppo diverso. Giorno 30 senza social. Amica. Feels like it's been years. Buonasera, noi siamo il mare. Ho scoperto che non è neanche così poco pratico come pensavo, perché si gonfia in 5 minuti e alla fine quando lo sgonfi si può mettere all'interno di questo zaino. Infatti me lo tengo qui in macchina e alla fine da sgonfio pesa 10 kg più o meno. Fattibile, c'è anche tutto il kit completo con remo, la pompa per gonfiarlo. Mi sono usciti anche una serie di gadget tipo questo. Con la cover subacquea, volevo farvela vedere. Eccola qua, l'ho usata prima per fare il video sul soup. Quindi niente, esperienza positiva. Buongiorno raga, stamattina voglio cercare di arrivare laggiù, c'è uno scoglio a forma di tartaruga, si cercherà di arrivare lì, dove stiamo andando? Anyways, ho cercato di portare con me la cover subacquea, ma in realtà sto registrando con la GoPro, quindi sarà un po' inutile. Volevo portare il treppiede, ma mi scocciavo. Bene, adesso andiamo, visto che alle 2 si va al lavoro, però questa è tipo la mia mattinata tipo, quando decido di sfruttare le risorse della vita tipo il soup. Tra l'altro l'ho gonfiato anche meglio dell'altra volta. Perfetto, possiamo andare. Questa è la storia di come avrò perso la mia GoPro dopo 2 anni, dopo un anno da quando l'ho comprata probabilmente. La parte più difficile è stata portare il soup in mezzo a tutta la folla delle persone, perché è gigante e non ci passava. Raga, il mare è super piatto, si sta veramente da Dio. Ah, questo si può anche aprire. Spettacolo. Ok, questo in teoria dovrebbe essere più comodo. Credo di metterci circa 10 minuti. Merda, la GoPro. Guardate quanto è bella l'acqua in questo punto. È tipo, non so se vedete, super cristallina. Paura di squali? Non c'è bisogno di avere paura di squali. Come fanno altrimenti tutte quelle barche? Vabbè raga, adesso penso metto un... non lo so cosa metto. Un timelapse, qualcosa. Boh, comunque già ci siamo allontanati molto dalla spiaggia. Comunque posso dire, fa veramente morire dal ridere questa morning routine. E niente, mi mancava fare un vlog in mezzo al mare. Letteralmente in mezzo al niente. Io e la mia tavola, sto vivendo veramente la vita dei sogni. Mi sento tipo come in quei video di australiani che vanno in mezzo all'oceano con delle barchette di plastica e incontrano balene, orche e robe varie. Spero non ce ne sia. Non mi va di morire in mezzo al mare, cioè preferisco portarvi altri contenuti prima di fare questa fine. Bene, noi ci dirigiamo di là o non lo so, da quelle parti. One eternity later. Allora raga, non so se vi rendete conto di quanto sono arrivata vicino al faro qui, a questa parte qui che si vedeva. Sono arrivata allo scoglio. Il problema è che ho realizzato che non c'è un posto dove mi posso ancorare. Ci sarebbe quella boa rossa, ma già ci sta una barca nelle vicinanze, quindi vabbè, sono qui. Il problema del SUP in teoria è questo, che non è tipo come una barca che puoi ancorare al fondo e stare nello stesso punto.
Comunque questo è lo scoglio dove volevo arrivare, l'ho superato, oltrepassato. Sono partita da quel punto lì dove ci sono gli ombrelloni tutti colorati. Non so neanche se si vedrà zoomando al massimo, adesso provo a zoomare dalla GoPro. Comunque ci ho messo un quarto d'ora circa, 10 minuti. C'è una persona e anche un gabbiano. E io direi che è arrivato il momento di non fare un c***o. Comunque è molto bello qua. Non ho fatto in tempo a prendere la GoPro, ma qui è passata una capra bianca. O è stata un'allucinazione, oppure adesso spostandoci la vedrete anche voi. Guardate l'acqua, così pulita. Allora, quando dico che c'è una capra bianca, io intendo che c'è veramente una capra. Adesso provo ad avvicinarmi, però si dovrebbe vedere. Non so se si vede, però è spettacolare. Ho lavato e sciacquato tutto, questo è lo zaino senza sabbia, lavato qui tutto. E questo è il SUP, come vedete diventa veramente piccolo, cioè veramente praticabile, tascabile. Lo sto facendo un attimo asciugare. Questa invece è la mia GoPro. È letteralmente il contrario di quello a cui servirebbe questa cover. Però ho imparato dalla mia vecchia GoPro, che si è ossidata letteralmente perché non la sciacquavo mai dopo il mare, ho imparato che bisogna tenere la GoPro per un po' di tempo nell'acqua dolce, così che tutti i residui del sale riescano a fuoriuscire e non attaccarsi alla superficie della videocamera. E niente, questa è stata la mia mattinata. Sono le 12, le 12.05, adesso si può andare al lavoro.